La selezione. Per selezionare un oggetto su Inkscape è sufficiente fare un clic col tasto sinistro sopra di esso. Se vogliamo aggiungere ulteriori selezioni a quelle esistenti, dovremmo utilizzare il tasto Shift della tastiera e cliccare col tasto sinistro del mouse sopra le entità che vogliamo aggiungere. L'uso del tasto Shift permette anche di deselezionare eventuali entità già selezionate. È anche possibile fare selezioni attraverso l'uso di finestre, trascinando da un punto all'altro del monitor, dell'area di lavoro, il tasto sinistro del mouse e creare quindi delle finestre che devono contenere interamente gli oggetti perché questi vengano selezionati. Anche in questo caso sarà possibile utilizzare il tasto Shift per aggiungere selezione alle selezioni esistenti. Tuttavia, in questo caso non sarà possibile deselezionare attraverso l'uso della finestra col tasto Shift, ma sempre attraverso dei clic istantanei sulle varie entità. L'uso del tasto Shift è utile anche nel caso in cui volessimo fare una selezione a finestra partendo da una posizione occupata da un altro oggetto. Mi spiego. Se volessi fare una finestra che comprende il cerchio rosso partendo dal punto, da un punto occupato dal rettangolo azzurro, non potrei farlo. Questo perché trascinando col tasto sinistro del mouse a partire da quel punto trascinerei di fatto il rettangolo. Utilizzando il tasto Shift invece è possibile fare la selezione senza rischiare di muovere gli oggetti esistenti. Per deselezionare un oggetto è sufficiente fare un clic all'esterno cliccando su un punto vuoto del monitor. Utilizzando il tasto Alt della tastiera è possibile invece tracciare col tasto sinistro del mouse una linea e tutto ciò che sarà toccato da questa linea verrà selezionato. È utile sapere che tenendo premuto il tasto Alt della tastiera con una selezione già attiva, il trascinamento comporterà la traslazione degli oggetti selezionati, a prescindere dal punto in cui si trova il cursore. Per aggiungere dunque ulteriore selezione utilizzando quest'ultimo sistema, sarà necessario, oltre al tasto Alt, utilizzare anche il tasto Shift, impedendo quindi lo spostamento degli oggetti selezionati. L'utilizzo del tasto Alt è utile anche nel caso in cui volessimo selezionare degli oggetti che si trovano coperti da altri oggetti. In un caso del genere è infatti possibile, tenendo premuto il tasto Alt, cliccare su un oggetto e a rotazione vedere selezionati tutti gli oggetti che si trovano sovrapposti. Tenendo sempre premuto il tasto Alt, sarà possibile scorrere con la rotella del mouse in una direzione o in un'altra e vedere, e quindi rendere più evidente e esplicita, la selezione che stiamo per fare. Per concludere, è utile poi sapere che la combinazione di tasti Ctrl+A consente la selezione di tutti gli oggetti presenti nel layer o nel gruppo in cui ci troviamo.
l'utilizzo invece del tasto punto esclamativo consente invece di invertire la selezione e dunque deselezionare ciò che è selezionato e selezionare tutto il resto. Il tasto Escape è infine il modo per deselezionare ogni cosa.